Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che come al solito vi parla dalla Tanzania. Oggi è sabato e quindi parliamo d'oro. La trasmissione ha avuto un po' di problemi, le grandi piogge, la stagione delle grandi piogge qui in Tanzania sta per finire, però quest'anno è stata veramente una stagione molto molto piovosa, più intensa del solito. Onestamente non avevo mai visto tanta acqua così in vita mia e ha fatto anche dei danni. Come molti sapranno, io vivo in un villaggio, proprio un villaggio tanzaniano, in cui la recezione è abbastanza difficile, l'acqua fa il vento, hanno fatto dei danni, quindi il telefono funziona male. Adesso ho trovato la soluzione, sto facendo l'intervento attraverso il computer. Per adesso la linea regge. Allora, io lascerei la parola per la solita introduzione a Walter Manca, perché oggi questa settimana è stata comunque una settimana importante. Purtroppo c'è stato un altro fallimento della First Republic Bank in America e poi naturalmente anch'io vi darò, insomma, ne parleremo e ho anche altre cose da dire. Io do il benvenuto a tutti e a tutte e prego Walter, a te. Eccomi, mi senti? Sì, Sì, mi prego. sentite? Ecco, buongiorno a tutti anche da parte mia. Nell'intervento di oggi andiamo a vedere questo terzo fallimento pesante a livello americano, la First Republic Bank, dopo la Silicon Valley e Signature Bank. Ma perché ci dobbiamo concentrare adesso su queste cose che stanno avvenendo? Per un semplice motivo, perché sono tutti segnali che l'effetto domino che era stato paventato, ma se ne sente parlare pochissimo nei media tradizionali, l'effetto domino si sta realizzando, cioè le banche, il sistema bancario in sé ha delle fragilità che stanno venendo a galla adesso. Prima si parlava, e lo riassumo velocemente, del fatto che per conto mio c'è una comunicazione che adesso distingue tantissimo la crisi che stiamo vivendo e che ci sta venendo addosso, rispetto al 2008, quando c'è stata la grande crisi finanziaria partita dal fallimento Lehman Brothers. La differenza, dicevo, è nella comunicazione. Adesso c'è una comunicazione, a mio parere, univoca, che va nella direzione di tranquillizzare, comunque sia. Ho parlato dell'esempio del Credit Suisse, che è fallito e subito acquisito da UBS. Allora, già non è normale che una banca svizzera di quelle dimensioni improvvisamente fallisca, ma quello che mi ha dato da pensare è proprio la tranquillità che l'informazione dà rispetto al fatto che UBS l'abbia salvata, l'abbia acquisita e quindi salvata, senza andare però nel dettaglio e specificare che non è che ha acquisito una banca, quindi i clienti che avevano obbligazioni, azioni, altri investimenti passano da un creditore all'altro. No, soltanto una parte, ma di questo non se n'è parlato. Cioè UBS non va a prendersi i debiti di un'altra banca al 100%, li va a prendere se ha un profitto, e quello è quello che è stato fatto. Non solo, altro aspetto, e qui anche la comunicazione ci sta condizionando tantissimo, il fatto che UBS e Credit Suisse insieme creano una concentrazione che non è né buona né utile per i cittadini. Quindi siamo a livello quasi di monopolio. E queste sono cose che l'economia prima o poi fa pagare, e chi paga? Sempre i cittadini, i risparmiatori. Ecco, non ho fatto poi l'esempio anche del fallimento della FTX, la seconda banca di criptovalute al mondo. Ecco, anche lì sulle criptovalute la grande volatilità
e il fallimento di questa banca, che cosa ha comportato a livello di informazione? Niente, niente, perché probabilmente anche qui c'è un aspetto di predisposizione al rischio di chi si affida alle criptovalute, che probabilmente mette in conto anche la possibilità di forti perdite, cosa che è successa e non ha scandalizzato nessuno. Ecco, qui lascerei adesso la parola al dottor Max, perché di questi fatti che stanno succedendo, lui ce ne parlava già da qualche mese, se non da qualche anno. Dico bene? Sì, Walter, mi sentite? Sì. Beh, io ho cominciato a parlare di queste cose qui 3 anni fa, quando ho iniziato a fare gli interventi con Ubaldo Croce. Mi sono accorto sul piano B, sul mio piano B, addirittura prima, perché prima, quando è scattato il lockdown per la pandemia, ho iniziato a lavorare sulla trilogia, no? Che ricordo è ancora a disposizione gratuitamente per il formato o nel formato ebook, la trilogia sul nuovo ordine mondiale. E lavorando su queste cose qui sono poi incappato negli stock market di Wall Street, e mi sono accorto che c'era qualcosa che non funzionava. E forse sono sicuramente più di 2 anni, però a parte questo, diciamo che poi è venuto fuori il grande reset, è venuto fuori Schwab, sono venuti fuori tutte, insomma, in maniera molto più evidente, no? Anche da parte loro hanno cominciato a parlare in maniera molto chiara. Ricordo che il libro più importante di Klaus Schwab non è Il Grande Reset, perché Il Grande Reset è un libro, faccio una breve parentesi, è un libro che parla soltanto del discorso Covid. C'è un libro che è stato pubblicato anni prima che si chiama La Quarta Rivoluzione Industriale, che è passato praticamente nell'anonimato, perché pochissimi lo conoscono, nel quale invece lui delinea tutto quello che devono fare a livello di intelligenza artificiale, interventi sul genoma, su quello che stanno facendo, no? L'uomo Dio, l'uomo mezzo macchina e mezzo umano. E quindi loro ci dicono tutto, eh? Loro ci stanno dicendo tutto, soltanto noi siamo distratti e non riusciamo a capire granché. Quando si parla di Wall Street, quindi si parla di queste cose, si parla dei maghi di Wall Street, che io ho spiegato sia nella trilogia sia nel piccolo report, no? Comunque, che ritengo abbastanza essenziale. Se non vuoi capire le cose, leggi il report che ho pubblicato io ormai più di un anno fa sul mio sito menteaperta.net, che poi si fa un attimino di altre ulteriori piccole ricerche, che si rende conto che esistono delle persone che inventano questi prodotti e questi servizi a livello finanziario, a livello di Wall Street, e poi li vengono proposti ai clienti che li comprano, perché credono che il sistema sia sostanzialmente un sistema sano. In effetti, di sano e di reale non c'è niente, è tutto fabbricato. Come i maghi fabbricano le cose. Non a caso l'ultimo livello degli Illuminati si chiama Magus, perché è il Magus Rex. Insomma, praticamente Magus Rex è come viene chiamato il Grand Master diciamo, degli ordini più segreti, no? Che esistono, che sono tutte cose segrete. La maggior parte delle cose che ci dicono ce le dicono solo per intrattenimento. Di queste cose che ho scritto nella trilogia, e concludo, non ne parla quasi mai nessuno. E da quando ho scritto la trilogia, ho iniziato a parlare di oro, della vera moneta dell'oro, naturalmente non mi invita con nessuno. Comunque è lo stesso, tanto lo sapevo già prima queste cose. Ma ritorniamo a noi. Sì, vedete, nel 2008, in breve, nel 2008, hanno scelto la via più traumatica, no? Che è stata quella del fallimento,
comunque diciamo programmato della Lehman Brothers, perché è evidente che a quel livello lì, siccome fanno tutti parte dello stesso club, è impensabile una cosa di questo tipo. Si sono messi d'accordo e hanno deciso di sacrificare le ragioni che solo loro sanno, per tutta questa crisi, la crisi del subprime, che siccome era in America e siccome l'ho vissuta di persona, vi posso assicurare che non ci incastrava niente il subprime, ci incastrava soltanto molto marginalmente. Sono finiti per dare la colpa ai piccoli risparmiatori che avevano acceso mutui a detta di questi giornalisti, a detta di questo sistema, criminali, cioè chiedendo più soldi di quelli che effettivamente potevano pagare, dimenticando che la banca non ti dà mai più soldi di quelli che ti puoi pagare. Se la banca te li dà è per scelta propria. Quindi la grande responsabilità di tutto questo è stata nelle banche, perché quando sono andato a chiedere il mutuo mi hanno dato molti più soldi di quelli che ne avevo chiesti io, e io gli ho detto: ma perché mi date più soldi del valore della casa? Io che me ne faccio? Qual è la logica? La logica era quella che stavano da tempo lavorando su questo programma, su questo fallimento di Wall Street, che poi si è generato, manifestato Ci sta sentendo molto male a spizzichi, Max non si sente più niente. Max, prova a scollegarti e ricollegarti. Vediamo se riesce a ricollegarsi Max. Eventualmente mi sa che vado avanti io, non so se sempre sul suo argomento, di fatto mi pare che stesse dando un'interpretazione, direi in linea con quella che avevo dato prima io, e cioè il fatto che la comunicazione è fatta in maniera da trarre in inganno o a far pensare a determinate cause, quando invece le cause risiedono altrove, ed è una cosa, stando agli studi, alle ricerche fatte da Max, cose già scritte e già programmate in questa direzione. Quindi nel fatto che nel 2008 la crisi sia scoppiata in maniera eclatante e adesso sembra quasi, si sente parlare delle varie fasi di crisi delle banche, i fallimenti, ma se ne parla giusto per dovere di cronaca e niente di più, quindi sulle conseguenze si minimizza tantissimo. Su questo argomento, forse per quel che mi riguarda, ho detto, credo, abbastanza. C'era un altro argomento che aveva messo il dottor Max all'ordine del giorno dell'incontro di oggi, che era appunto quello, dei confronti con, altre realtà. E, se non ricordo male, quella che aveva citato in maniera diretta alla Gold Avenue, azienda svizzera che fa di fatto l'attività
che propone la stessa Ovesta, cioè i piani di risparmio o gli acquisti una tantum. Nella valutazione a 360 gradi di questa azienda, quello che ha evidenziato il dottor Max è stato il fatto che è vero che i servizi sono, diciamo, molto simili, ma quello che mancano sono determinate certezze legate al fatto, prima di tutto, della qualità del deposito, che ha una certificazione ben diversa per quanto riguarda Aovesta, è ben più solida, visti i partner ai quali si affida, e principalmente alla Brinks, che è la società numero uno al mondo, che fa depositi di alta sicurezza, addirittura lo fa per parte delle riserve auree di alcune banche centrali. Quindi questo significa affidarsi a partner assolutamente selezionati. Lui ha fatto una valutazione anche dal punto di vista del promotore di questa azienda e ha verificato appunto che non c'è un grandissimo interesse per svolgere questa attività. Altra cosa sulla quale mi pareva avesse notato una differenza sostanziale, della quale mi pregio di essere anche l'autore, riguarda l'assistenza, perché viene fatto in maniera sempre con email, con richieste che ogni volta hanno un interlocutore diverso, e con Ovesta oramai dal 2018. Ufficialmente e formalmente mi occupo io dell'assistenza a tutti i clienti in Italia o ai clienti italiani, mettiamola così, che si chiamano anche all'estero, ma comunque ai clienti italiani, e devo dire ad oggi mi pare che la cosa sia di soddisfazione sia da parte di Ovesta per quella che è la mia attività, sia da parte dei clienti che più di una volta hanno potuto saggiare la tempestività degli interventi e l'efficacia soprattutto degli interventi, quindi la professionalità che io metto in campo, ma che posso fare grazie a un'azienda che mi supporta in questo, che è seria e ha dimostrato in questi anni sempre la massima serietà. Altri confronti sui quali sta lavorando il dottor Max e io devo dire ho purtroppo ultimamente degli altri impegni che mi stanno assorbendo più del dovuto, per cui non riesco a essere di tantissimo aiuto, però un'altra azienda a livello invece italiano e su questa azienda che parrebbe anche offrire la qualità di un servizio a livello di quello di Ovesta con dei prezzi che per alcuni aspetti potrebbero essere anche migliori rispetto ad Ovesta, ma altri costi all'interno della gestione di questi rapporti che sono superiori, per cui alla fine diventa discriminante. Prima di tutto l'aspetto della sicurezza del deposito che, come ha spiegato ampiamente il dottor Max, vede Aovesta veramente al primo posto e senza, devo dire, da quello che ho visto io, senza nessuna concorrenza a quel livello. Ma c'è un altro aspetto che mi chiedeva, il dottor Max di specificare, per quanto possa essere, utile l'informazione comunque. Non che voglia mirare a un aspetto in particolare piuttosto che un altro. E si tratta del fatto che molto spesso, se si guardano le pubblicità che girano anche online delle aziende che propongono sia piani di risparmio che acquisti una tantum di oro, e generalmente è limitata all'oro l'offerta che viene pubblicata, comunque. Quando si vedono queste pubblicità, viene fatto riferimento
sono aziende italiane, al fatto che abbiano l'iscrizione presso la Banca d'Italia come operatori professionali in oro, ovvero come bancometalli. Questa specifica, che sembra un marchio di qualità, deriva dalla legge che ha di fatto liberalizzato il commercio dell'oro in Italia, che è la legge 7 del 2000. Prima era una prerogativa delle banche, il fatto di poter commerciare in oro, e direi che le intuizioni o gli studi del dottor Max fanno capire bene il perché le banche facciano quello che non fanno fare ai clienti. E ne sono quello che vi ho detto prima, e cioè il fatto che nei miei 28 anni di banca non ho mai pensato all'oro come possibile forma né di investimento né tantomeno di protezione del patrimonio, perché ritenevo che le banche fossero proprio lì per proteggere il patrimonio dei clienti. Mi sono accorto che le cose non stanno esattamente così, ma avevo iniziato ad accorgermene già negli ultimi anni di banca, che ho concluso la mia esperienza nel gennaio 2010. Detto questo, l'aspetto da tenere in considerazione in relazione a questa legge è che la legge 7 del 2000, quando ha liberalizzato il commercio dell'oro, ha detto: ok, però le aziende italiane che vogliono commercializzare l'oro devono richiedere l'iscrizione all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Cosa comporta questo? Verrebbe da pensare, conoscendo le funzioni e gli scopi della Banca d'Italia come organo di vigilanza, così viene chiamato, che vigili su queste aziende. Beh, da quello che risulta a me, non vi è mai stato un controllo della Banca d'Italia ad un operatore professionale in oro o bancometalli, se non a seguito di qualche fatto illecito venuto fuori. Ma ha poco senso chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Per cui avere un'iscrizione che di fatto non dà nessuna garanzia specifica o particolare ai clienti, non so che altra utilità possa avere. Sta di fatto comunque che l'utilità pratica che invece questa iscrizione ha non è tanto per i clienti in termini di sicurezza, quanto per lo Stato, l'Agenzia delle Entrate. Perché? Perché semplicemente tutte le transazioni in oro che passano attraverso un operatore professionale in oro iscritto presso la Banca d'Italia vengono comunicate mensilmente all'UIF, che è l'ufficio che si occupa delle informazioni finanziarie, ex UIC, Ufficio Italiano Cambi, all'interno della Banca d'Italia, il quale non fa altro che girare queste informazioni all'Agenzia delle Entrate. Perché? Perché su ogni acquisto e su ogni vendita che un cliente fa presso un operatore professionale in oro, deve ovviamente far identificarsi, ma non soltanto nome, cognome, carta d'identità, no, anche il codice fiscale. Perché? Proprio perché questa comunicazione che gli operatori professionali in oro devono fare mensilmente, ricomprendono tutte le movimentazioni fatte dai clienti presso di loro. Per cui, per come la vedo io, la funzione di questa iscrizione è soltanto obbligare gli operatori in oro a fare delle segnalazioni, delle comunicazioni che servono al fisco per conoscere esattamente quello che fa ciascuno di noi. Tutto lì. La cosa è legittima, voglio dire, ne hanno fatto una legge, quindi non vedo motivi per non approfittare di questa opportunità. Però lo scopo, come in tante altre scelte fatte da chi ci governa,
Per conto mio, è quello di avere un controllo molto più puntuale su tutto quello che noi facciamo. La cosa cambia con Ovesta? Che questo obbligo ricade su chi fa l'investimento con Ovesta. Ma in che senso? E sulla base di quali norme? Mentre qualsiasi transazione, anche il lingottino da 10 grammi acquistato presso un banco metalli, chi lo acquista viene identificato e registrato. Con Ovesta, chi fa il bonifico, quindi assolutamente un'operazione tracciata e tracciabile, quindi nulla di illegale, illegittimo o elusivo o evasivo, assolutamente. Perché se io ho i soldi sul mio conto corrente li posso utilizzare come voglio. Per cui se faccio il bonifico alla Commerzbank di Monaco sul conto di Ovesta, col quale Ovesta mi mette della grammatura di metalli preziosi che io voglio acquistare sul mio deposito, io ho fatto un acquisto come se avessi acquistato, una macchina a Monaco, faccio il bonifico al concessionario e il concessionario mi dà la macchina. È un bene perché in effetti, tra l'altro, a differenza dell'Italia, in Germania l'oro è un bene non assolutamente non finanziario e è un bene come un altro. Una macchina, un vestito, scarpe, è un bene normale. E viene trattato anche come tale dal punto di vista, ad esempio, della fiscalità, perché in Germania si sa che ovviamente chi investe in oro lo fa con l'intento di avere la protezione del proprio patrimonio rispetto all'inflazione, quindi con una ipotesi di crescita del prezzo e quindi, tra virgolette, come investimento. Però in Germania dicono una cosa: se tu l'oro quando lo acquisti poi lo detieni per almeno un anno, quindi non fai le speculazioni a breve, passato un anno, anche se hai degli utili, non vengono tassati. In Italia, invece, a differenza della Germania, la plusvalenza, quindi la differenza attiva tra il costo di acquisto e il costo di vendita, viene tassata, come tutte le rendite anche finanziarie, col capital gain al 26%. Cosa succede? In Italia, l'operatore professionale in oro che registra queste operazioni, nel momento in cui c'è la vendita, deve chiedere il prezzo di acquisto e immediatamente viene verificato l'utile eventuale e quindi la tassa da pagare. Con i conti con Ovesta, gli obblighi fiscali sono esattamente gli stessi, ma come si applicano? In maniera diversa, perché essendo un deposito all'estero, e non è un deposito bancario, stiamo ben attenti, non è un deposito finanziario, però da qualche anno è obbligatorio indicarlo nel quadro RW della dichiarazione dei redditi se supera i 12.500 euro. Ecco, questo limite dei 12.500 euro negli anni è stato modificato perché è partito con 12.500, era stato abbassato a 10.000. Per poi ritornare a 12.500, che è il limite attuale. Sotto i 12.500 euro non serve assolutamente indicarlo nel quadro della RW. Come sempre, e come per gli operatori professionali in oro in Italia, perché c'è questo obbligo? Per avere un controllo sui cittadini, del patrimonio dei cittadini. Non essendo tassato, ovviamente rimane sulla dichiarazione e semmai può essere fatta la richiesta dall'Agenzia delle Entrate negli anni successivi se a un certo punto non c'è più indicato, mettiamo che si sia venduta una parte per cui si è scesi sotto i 12.500 euro e quindi può essere questa una delle evenienze. Oppure si è venduto effettivamente. Per cui quando si vende e si realizza una plusvalenza mediante modello F24 bisogna pagare questo 26% e sono cose che
deve verificare l'investitore in prima persona. Ovviamente, tutti questi passaggi sono supportati da documentazione che Avesta mette a disposizione dei propri clienti, nel senso che per il quadro RW al cliente basta, quando è tempo di dichiarazione dei redditi, accedere al proprio portale. Nella pagina iniziale, appena inserito i codici cliente, la password, si entra e c'è una scheda nera con la somma acquisti, somma vendite, ultimo acquisto e data ultimo acquisto. In quella scheda nera, nell'angolo in alto a destra, c'è il simbolo di una stampante. Ecco, basta cliccare su quel simbolo, inserire la data che serve. Questo lo dico anche per un'altra eventualità, perché se c'è un caso di decesso di un intestatario di deposito con Ovesta, bisognerà fare la dichiarazione di successione e per indicare il deposito di Ovesta col saldo alla data del decesso, si va semplicemente sempre su questa stampante e si mette quella data. Se no, per la dichiarazione dei redditi si mette la data del 31-12 dell'anno precedente e viene stampato un attestato in inglese e tedesco che indica esattamente il controvalore alla data richiesta, in questo caso il 31-12, che è il controvalore che occorre mettere nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. Detto questo, c'è nei piani di accumulo una cosa che succede abbastanza spesso nei piani di risparmio, che uno parte con i 3-4 mila euro, poi mette 100, 200, 300 euro al mese. E non si accorge neanche quando eventualmente supera i 12.500 euro, perché è una cosa che va nel tempo, va negli anni, massima libertà nella gestione, però è una cosa che viene gestita in questa maniera, per cui può sfuggire questo aspetto. Beh, vi dico anche il fatto che, non essendo una indicazione di imponibile, di un cespite imponibile nella dichiarazione dei redditi, quindi il fatto di non averlo indicato non comporta, tra virgolette, un'evasione, ma una mancata comunicazione. Quindi, anche dovesse essere dimenticato e viene scoperto il fatto che non era stato indicato nella dichiarazione dei redditi, la sanzione è soltanto per un errore formale e non una sanzione rispetto a una mancata indicazione di reddito. Ecco, quindi questo è anche da tenere presente. Però, insomma, se si vogliono fare le cose per bene, bisogna anche tenere conto di questo aspetto. Ecco. Ho visto che nel frattempo Max non è più riuscito a collegarsi, siamo arrivati alle 10. Io lascerei adesso a voi la parola se avete delle domande, e se no chiuderò io questo incontro che ha visto la partecipazione veramente sporadica di Max, però sempre interessante. Avete domande? Beh, se non ci sono domande, allora io chiuderei qui questa diretta e vi auguro un buon fine settimana e allora speriamo in un tempo migliore in Tanzania o a Zanzibar e che la settimana prossima vada meglio il collegamento. Un caro saluto a tutti, Grazie buon fine mille, settimana. Prego. grazie mille. Grazie. Prego, prego. Buon fine settimana a tutti. Grazie.